Ho sottoposto al ministro Gelmini, alla quale ho fatto tutti i miei migliori auguri da vecchia conoscenza e collega di buon lavoro, le necessità che oggi le regioni hanno di vedere coperti i debiti che hanno contratto per fare fronte all'emergenza pandemica, sia i debiti in campo sanitario sia quelli che hanno fatto per fare fronte all'emergenza sociale ed economica. Con troppo ritardo fino ad oggi lo Stato è intervenuto a copertura, i bilanci di tutte le regioni si sono chiuse con pesanti tagli, c'è una partita ancora aperta, persino con la Protezione Civile e il commissario di governo, per il riconoscimento di una serie di spese che sono state fatte in emergenza e delle quali a quasi un anno di distanza non c'è stato ancora dato riscontro. Il ministro ha garantito pieno impegno, nei confronti delle regioni per evitare che, entro pochi giorni, entro poche settimane, questi deficit vadano a tradursi in pesanti tagli ai servizi essenziali che sono le regioni e i comuni a gestire sui territori.